Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati su Nerdy, la rubrica sulla cultura nerd. Oggi torniamo con il consueto video mensile con tutte le letture e come ogni volta inizieremo esaminando prima le serie in corso, poi i volumi unici e concludiamo con le serie complete che mi sono letto. Direi di non indugiare oltre, iniziamo subito con le serie in corso. Partiamo con una serie che si conclude, ovvero ho letto il numero 9 di Dentro Mari. Bellissima questa serie, davvero intensa, finalmente con questo volume 9 si conclude tutta la storia e Shuzo Shimi ci accompagna in un finale davvero profondo che fa riflettere immensamente. Devo dire che ci ho messo un po' a metabolizzarlo, anche perché in fondo i temi che tratta questo autore sono sempre piuttosto sensibili. Una serie che mi è piaciuta assolutamente tantissimo, ve la consiglio alla grande. Ma voglio dire, c'è anche il mio cognome nel titolo, non può mancare. Note dolenti, ho continuato purtroppo Land of the Lustrous, mi avete costretto a leggere anche il volume 2 e il volume 3 questo mese. Io continuo ad avere grossi dubbi su questo manga. Il disegno è davvero troppo semplicistico, l'assenza totale di sfondi mi dà fastidio. A volte i disegni sono anche caratterizzati da qualche dettaglio in più, con tanti ghirigori, ma vanno a perdere un po' il loro senso in una vignetta quasi vuota spesso. In più, ok, sì, interessante il concetto di queste forme di vita minerali, ma in fondo rimangono degli esseri senza sesso che non fanno altro che lamentarsi e farsi paranoie. Ancora non lo comprendo, ragazzi. E soprattutto non comprendo tutta la vostra esaltazione per questo manga. Se continuerete a regalarmelo, lo leggerò volentieri, continuerò ad andare avanti, ma è davvero problematico qui, eh. La lista meme è sempre in descrizione. Passiamo ora invece a un bel volume, Asadora numero 3. Ok, questo volume forse sì, non è proprio il massimo, l'ho trovato tendenzialmente un po' piatto, però anche qui ci lascia con un cliffhanger finale pazzesco e con la voglia di leggere al più presto possibile il numero 4. Continuiamo a saperne sempre di più di questa situazione molto particolare che è già avvenuta nel primo volume, ma più dettagli andiamo a conoscere più il mistero si infittisce. Sempre carino e piacevole da leggere, ma del resto è Urasawa, ragazzi. Passiamo ora a un manga shonen, ho letto il numero 9 di Hell's Paradise, questo bel battle manga dove finalmente la battaglia impazza e gli scontri sono davvero pazzeschi, con personaggi disposti a sacrificare quasi la loro vita per riuscire ad ottenere la vittoria. Riuscirà il manipolo di criminali e tagliateste ad uscire da questa bizzarra isola? O forse li aspetterà ancora qualcosa di più grande? Forse ne sapremo di più nel prossimo volume. Come vedremo assolutamente una svolta nel prossimo volume di To Your Eternity. Mi sono letto il numero 12 e finalmente si conclude l'arco narrativo del regno di Uralis. E la guerra va a concludersi anche in un modo molto 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 particolare. Dove in fondo viene fuori un po' tutta l'umanità di Fushi, di quest'essere immortale. Il finale lascia intendere una bella svolta molto interessante che avevo pronosticato che avverrà nel prossimo volume. Sono proprio curioso di leggere quest'opera che è sempre molto molto coinvolgente. Ora abbiamo il numero 97 di One Piece, la serie blu che sto seguendo. Come sapete sono in pari con il Giappone, quindi mi sono riletto un po' questi capitoletti di Wano, ma non sto a parlarvene più di tanto perché di One Piece ne ho già parlato un po' in live anche degli ultimi capitoli, quindi mi sembra un po' inutile tornare indietro. Andiamo invece avanti con un altro bellissimo battle manga che è Jujutsu Kaisen. Mi sono appena letto il numero 7. Si conclude la parte relativa all'incontro di scambio con la scuola di Kyoto ed inizia una nuova avventura nel paese natale di Fushiguro. Scopriremo qualche dettaglio in più su questo personaggio e ci scontreremo di nuovo con delle maledizioni a dir poco terribili, ma qui verrà fuori tutto il talento e le nuove tecniche imparate sia da Fushiguro che da Itadori e Nobara. Tra l'altro Nobara, personaggio rivalutatissimo in questo volume, pazzesca! Anche lei ha dei poteri molto interessanti. Ora abbiamo il numero 12 di Demon Slayer. Dopo lo scontro terminato nel volume precedente, abbiamo un po' un volume di transizione dove la storia avanza con Tanjiro che deve provare ad ottenere di nuovo la sua spada, che purtroppo ha fatto una finaccia. Ma anche in questo volume, arrivato al misterioso villaggio dei forgiatori di spade, ne succederanno di tutti i colori. Devo
dire che nonostante sia un volume di transizione, mi è comunque piaciuto. Altro volume molto carino, Spyper Family, numero 3, dove finalmente conosciamo questo fratello di Yor, misterioso, che era stato introdotto un po' nello scorso volume, e dove finalmente ci addentriamo anche nelle avventure scolastiche della piccola Anya. Devo dire, un volume molto dolce e molto piacevole, che a tratti fa sempre divertire e fa anche ridere, perché è un'opera divertente. Continuo a leggerlo sempre con piacere. Altro bel volume anche per Saturn Return, ho letto il numero 2, l'opera di Akane Torikai, la moglie di Inyo Asano. Altro volume bello, angosciante, ricco sempre di colpi di scena, crisi, scene cruente. È un volume che fa riflettere molto sulle relazioni interpersonali e sulle crisi di coppia, che purtroppo a volte possono avere epiloghi non proprio piacevoli. La trovo un'opera sempre molto profonda e ricca di spunti di riflessione. Bello, bello. Passiamo ora a una delle novità del mese, ovvero Domani il pranzo sei tu di Kiminori Wakasugi. Non sarà l'unico fumetto che vedrete di questo autore questo mese, vedrete cosa vi aspetta. Intanto devo dire che questo mi è piaciuto davvero tantissimo, super divertente. L'ironia un po' macabra di questo autore mi ha conquistato. Devo dire che quest'opera, che è un survival che riprende tante cose anche in chiave comica, l'ho trovata davvero geniale. Non vedo l'ora di leggermi il prossimo volume. È quella comicità un po' scorretta che alla fine a me piace sempre tantissimo. Arriviamo a una delle bombe di questo mese, ovvero Akira, numero 1. Ma che bello rientrare in una delle storie del maestro Tomo. Io che per tanti anni avevo visto soltanto l'anime, finalmente mi approccio a questo bellissimo manga in questa splendida edizione realizzata da Planet Manga. Sono davvero contento di rivivere in questo manga l'atmosfera cyberpunk del cartone animato di Akira, in una veste sicuramente più completa e dettagliata. Questo primo volume del capolavoro del maestro Kazuhiro Tomo mi ha fatto davvero tornare una voglia di recuperarmi tutto del maestro. Stiamo infatti parlando di uno dei più grandi mangaka di sempre, Kazuhiro Tomo. Non vedo l'ora che esca il prossimo numero. Passiamo ora ai volumi unici e continuiamo con un altro volume di Urasawa, ovvero Kushami e Chu. Devo dire che ho trovato i 15 euro del prezzo di copertina un po' eccessivi per un volume così piccolo e soprattutto per un volume che è un po' una raccolta di storie che non mi hanno esaltato particolarmente. Infatti non lo consiglierei mai a chi non è già appassionato di Urasawa, perché le storie non sono proprio nello stile dell'autore. Sconsigliato quindi a chi ha intenzione di cominciare a leggere per la prima volta Urasawa. Addentratevi in un'opera più lunga e più completa e sicuramente capirete molto meglio la grandezza di quest'autore. Di tutte le storie di questo volume devo dire che ne ho apprezzate un paio, in particolare mi è piaciuto tutto il viaggio raccontato da Urasawa negli Stati Uniti, dove si ripercorre un po' la storia del rock, e tutte le citazioni ai famosi personaggi di questo genere musicale, che tra l'altro amo e quindi ho apprezzato per questo questa parte. Ma se non siete appassionati di musica, la vedo un po' dura. Sicuramente invece il racconto migliore è quello sui kaiju, che l'ho trovato davvero carino, mentre il resto è piuttosto evitabile. Se avete già tutto di Urasawa e volete completare la vostra collezione, sicuramente è un volume da acquistare, altrimenti potete tranquillamente farne a meno. Volume unico molto interessante invece Dr. Stone Reboot, lo spin-off di Dr. Stone che racconta la tragedia che succede ad inizio manga dal punto di vista del padre di Senku, Byakuya, che si accorge di tutto quello che sta succedendo dallo spazio dove si trovava in missione. Un bellissimo volume che approfondisce un po' quella parte di storia non trattata nella serie principale, con dei disegni di Boichi spettacolari sullo spazio e sugli astronavi. Sono davvero la cosa che ho apprezzato di più di questo volume, che sicuramente è utile per contestualizzare meglio alcuni dettagli della storia generale dell'opera, ma non è assolutamente essenziale. Ma se Dr. Stone vi sta piacendo, ve lo consiglio assolutamente. Altro volume unico che ho letto è Hankoku Shinwa, pubblicato da Dinit. Devo dire, è un volume molto molto particolare, con tantissimi riferimenti esoterici e una trama mozzafiato sospesa un po' tra il mondo spirituale e il mondo reale. Mi è piaciuto molto, ma non è semplicissimo da leggere, ci sono tanti riferimenti culturali e storici. Consigliato ai lettori un po' più rodati che non si spaventano anche leggendo manga un po' più datati e particolari. Comunque, senza dubbio, un volume molto originale. Arrivando alle serie complete, parto subito con Search and Destroy, del quale vi ho già parlato nel video sulle serie brevi con meno di 3 volumi, che lo trovate probabilmente linkato qui nelle schede. Visto che l'ho pubblicato poco fa, non vado di nuovo a parlarvene in questo video. Recuperatevi il vecchio video se volete saperne di più. Ed ora, finalmente, siamo alle bombe finali.
Partiamo con i 12 volumi di Sanctuary, ragazzi, ma che serie pazzesca! Scritta dal maestro Buronson, che per questa serie usa un altro pseudonimo, e disegnata da Ryoichi Kegami, è un manga davvero spettacolare che racconta i cambiamenti nella politica e nella yakuza giapponese. Una storia di lotta politica, una storia di vendette, la storia di due personaggi indissolubilmente legati, ovvero Ojo e Asami, che percorrono due strade parallele, uno nella yakuza e uno nella politica, con l'intento di cambiare profondamente il Giappone. Una storia stupenda, disegnata in maniera magistrale, che ti tiene incollata alla lettura, anche grazie agli avvenimenti mai scontati e a tanti colpi di scena presenti. Un manga che ho apprezzato davvero tantissimo, e se riuscite a recuperarlo nell'usato ad un buon prezzo, non fatevelo scappare. Forse è uno di quei manga che avrebbe bisogno di una nuova edizione, eh? Last but not least, l'opera che è diventata probabilmente il mio manga comico preferito in assoluto, ovvero Detroit Metal City, pubblicato in 10 volumi da Goen. Ma che cavolo di opera pazzesca è! Dopo aver letto Domani il pranzo sei tu, sono rimasto un po' folgorato da quest'autore, e visto che l'avevo già recuperata da un po', Detroit Metal City, l'avevo lasciata colpevolmente lì ferma senza leggerla, mi sono tolto questo sfizio e ho trovato davvero uno dei manga più divertenti in assoluto che io abbia mai visto, soprattutto se siete appassionati del metal estremo e se conoscete un po' tutti i cliché del genere, e se magari avete suonato musica dal vivo, vi ritroverete in tantissime situazioni davvero divertenti. In particolare il protagonista è davvero super comico, sul palco si trasforma davvero in una bestia indomabile e nel frontman più estremo che ci sia, ma nella vita resta un pirla e uno sfigato totale che non riesce a combinare nulla. E queste situazioni che si sovrappongono in continuazione rendono il manga piacevole, divertente e estremamente comico, proprio con quella comicità scorretta che vi dicevo prima dell'autore, che mi ha conquistato, sono ufficialmente un suo grandissimo fan. Cercherò di recuperarmi anche qualcos'altro di Kiminori Wakajugi, magari lo vedrete nei prossimi video. Spero che, come sempre, questo video vi sia piaciuto e vi chiedo di fare quelle 4-5 cose importanti per il canale, ovvero lasciate un bel like sotto il video. Se non siete già iscritti, iscrivetevi al canale, che è sempre un grandissimo supporto per me. Vi ricordo che Nerdy, come sempre, ha la sua community su Facebook. Entrate a farne parte, mostrateci i vostri acquisti, raccontateci le vostre letture, la community è lì pronta a interagire. Vi lascio il link in descrizione. In descrizione troverete il link anche al mio canale Twitch, dove sono live quasi tutti i giorni, e il link al canalino Spammino Telegram, un canale dove scrivo tutto quello che faccio online. Quindi, se non volete perdervi nulla, basta iscriversi. Concludo lasciandovi i miei contatti social, ovvero la mia pagina Instagram personale michelemario86 e la pagina Instagram di Nerdy. Ricordatevi di passare su questi profili e di lasciare un bel segui. Direi che anche per oggi è tutto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!